Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Sossio Aruta e la compagna Ursula Bennardo criticati per il loro stile di vita. La risposta del cavaliere ai detrattori è da incorniciare. Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie uscite mano nella mano da Uomini e Donne e che nonostante un inizio alquanto burrascoso oggi hanno formato una bella famiglia allargata. Protagonisti del Trono Over nel 2018, la bellissima pugliese è riuscita, non senza fatica, a conquistare l'indomabile campano ex calciatore che non ne voleva sapere di mettere la testa a posto. In seguito sono stati anche a Temptation Island, ma anche qui Sossio ha dimostrato di non essere molto affidabile, lasciandosi andare ad atteggiamenti troppo confidenziali con le tentatrici, e spingendo la compagna a ripensare al loro rapporto. Alla fine però tra alti e bassi, liti, discussioni e riappacificazioni. I due hanno deciso di formare una famiglia e suggellare il loro amore con la nascita della piccola Bianca, nel 2019. Che si va ad unire ai tre figli avuti dalla donna nel suo precedente matrimonio, e ai due avuti da Sossio con la sua ex moglie. La storia tra alti e bassi. Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno attraversato diversi momenti di crisi successivamente, nei quali la splendida donna ha accusato il compagno di essere troppo infantile e non prendersi nessuna responsabilità in casa. Al magazine di Uomini e Donne ha confessato: «Ho già tre figli maschi, Bianca, lui era il quinto. Sossio era leggero, un po' immaturo, un uomo che vive alla giornata. Fa le sue cose e poi pensa a mangiare, a dormire». Anche questa crisi è rientrata, e i due appaiono spesso sui social in giro a divertirsi, tanto che in molti si chiedono come facciano. La risposta di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Ursula Bennardo è un'estetista e lavora in una scuola per parrucchieri ed estetisti, mentre Sossio Aruta, dopo un tentativo nel mondo del calcio, non è mai approdato ad una squadra veramente importante e qualche anno fa si è lamentato di doversi arrangiare per sbarcare in lunario. E ha lanciato un appello per un lavoro a lui più congeniale. Appello che è stato raccolto e il sogno dell'ex calciatore si è avverato. È stato preso come allenatore per una scuola calcio giovanile di Taranto. Ma come detto sui social c'è curiosità intorno allo stile di vita della coppia, che sembra essere sempre in vacanza. E ad accompagnare uno degli ultimi post, un video in barca sul lago di Como, i commenti non lasciano tregua. Tra chi li accusa di essere solo in cerca della perduta visibilità, e chi li trova finti, spunta la domanda: ma che lavoro fanno questi due che stanno sempre in vacanza? Alla quale Sossio risponde: i nulla facenti. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.